Maria Bottero sugli anni passati alla rivista Zodiac. Com'è che Zodiac è capitata nelle mie mani, un'oscura ragazza trentenne? È capitata nelle mie mani grazie a mio cognato, Giovanni Raboni, marito di mia sorella. Mi ricordo perfettamente, mi aveva detto. Da Garzanti mi hanno chiesto se qualcuno è interessato a lavorare alla rivista Zodiac, che si era interrotta al numero 12. E io ho detto, sì, certo. Io avevo 30 anni, non avevo nessuna esperienza, di nessun tipo. E ho detto, va bene. E allora sono capitata alle edizioni di comunità. La mia gestione va dal 1962 al 1973. Periodo durante il quale ho rivestito il ruolo di segretaria di redazione, occupando una piccola stanza di 2,50 x 3,50 in via Manzoni 12, di fianco al Pol di Pezzoli, nella sede della casa editrice Comunità. Avrei occupato quella stanza per 10 anni consecutivi, naturalmente quando ho accettato il lavoro non lo sapevo, lavorandoci mezza giornata tutti i giorni. In questo periodo sono riuscita a pubblicare solo 10 numeri, dal numero 13 al numero 22, quindi in sostanza facevo un volume all'anno. Non riuscivo a fare di più, perché facevo tutto. Quando ho cominciato il lavoro non sapevo ancora come avrei dovuto fare, chi erano gli altri collaboratori, salvo il nome del direttore, che era Piercarlo Santini. Ho sentito la sua voce all'inizio, si chiamava appunto Piercarlo Santini. Non l'ho mai visto in faccia, ed è stato il direttore della rivista fino al numero 17. Poi a Santini è subentrato Renzo Zorzi, che era il direttore delle edizioni di comunità e che quindi a me sembrava più logico perché perlomeno era una persona che incrociavo per i corridoi di comunità, che mi era familiare. Imparai a impaginare e quindi il mio compito dal numero 13 in poi, oltre che di redattore, era anche quello di impaginatore e anche, in linea di massima, di ideatore delle copertine, con alcune bellissime eccezioni. La rivista veniva stampata a Cremona, dove mi recavo per il controllo finale degli impaginati, quindi il mio compito, a parte l'attività redazionale, era anche quello della mise en page e correzione delle bozze, fino alla stampa vera e propria. Gli ultimi numeri, 21 e 22, vennero invece impaginati da Italo Lupi e stampati a Cremona con sistema elettronico. Se no, fino agli ultimi due numeri, la stampa era ancora con i piombi. La rivista chiude con il numero 22. Io avevo avuto un incarico di insegnamento all'università, in Calabria, quindi dovevo attraversare tutta la penisola per insegnare in Calabria. Non avevo più tempo di stare lì. Allora avevo preso due collaboratori in redazione, quindi la redazione per gli ultimi due numeri risultava composta da due redattori e a quel punto mi ero nominata caporedattore e Renzo Zorzi era sempre direttore. Però mi raccontava Lucia Matino, che era uno dei due redattori, che il dottor Gallo, che era quello che si occupava delle economie, andava lì, spalancava la porta e diceva «Quando ve ne andrete?» Consideravo uno spreco gigantesco che per fare un numero all'anno nella stanzetta ci fossero adesso due persone ai tavoli e io non ci fossi perché io intanto dovevo andare in Calabria a insegnare. È stato uno scandalo e infatti hanno chiuso.